Benvenuti in un nuovo vlog e buon 2022 a tutti! Oggi è 3 gennaio, è il primo video che registro nel 2022, infatti devo ancora cambiare lo sfondo, infatti appena leverò lo sfondo ne approfitto per fare una pulita proprio a tappeto nello studio, andiamo a farvi i miei auguri. E ovviamente siamo qui per fare la merenda, però prima di mostrarvi la merenda, ovviamente faremo una recensione. Vi volevo dire un po' di cose. Ad iniziare vi volevo dire una cosa per quanto riguarda i pancake. Da come avete visto, io alla fine ho aggiunto un altro po' di farina. No, ho sbagliato, perché ad occhio così mi sembrava che fosse un po' troppo liquido. Sapete che se l'impasto è un pochino liquido, i pancake non vi verranno mai. Quindi ho notato questa cosa. Allora, io sono del parere che, perché le ho provati, ho provato le due versioni, quando c'è l'albume, allora ok, però quando non ho l'albume io preferisco fare la versione vegan, quindi con il latte di soia alla vaniglia. È solo che io non bevo nel mio quotidiano il latte di soia alla vaniglia oppure il latte vegetale e quindi mi risulta sempre difficile prendere una bottiglia da 1 litro solo per fare i pancake, quindi ogni giorno devo stare lì a fare pancake, pancake, pancake e quindi è un po' così. Però sinceramente io penso che non li rifarò mai più, eh? A parte che seguite la ricetta che vi ho scritto sotto, perché è giusta, sono io che ho sbagliato, che ci ho aggiunto un po' di farina in più. Comunque, chiudiamo questo discorso. Avete visto a pranzo, ho mangiato l'agnello con la fetta, sì, la fetta biscotta, l'agnello con la bruschetta. E quindi io voglio provare insieme a voi. Li ho trovati alla Coop, non mi ricordo il prezzo, veramente non ricordo, della Cameo High Protein Cream. È un budino proteico alla vaniglia e cioccolato. Ho preso anche un altro marchio che ha dei gusti molto più particolari, però ci tenevo comunque a provare. Iniziamo prima da cioccolato? Sì. Allora, i pack sono bellissimi, veramente belli, 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 mi piacciono molto. Allora, questo qui per vasetto, no, per 100 grammi, perché il vasetto è da 200, ha 83 calorie, 1,6 grammi di grassi, carboidrati 6,1, di cui zuccheri 4,7 e proteine 10. Vediamo. Mi piace troppo questo pack. Posso dire? Allora, ho provato vari marchi per quanto riguarda il budino, ma questo mi piace tantissimo. È proprio, sa di cioccolato, ma una vena molto dolce. Wow, veramente buono, ve lo giuro. Non sembra per niente un budino proteico. Wow, no, veramente sto scioccata. Cioè, proprio vellutato, proprio. Sì, ha una consistenza del budino. Ma è cremosissimo. Un prodotto senza glutine, senza zuccheri aggiunti e pochi grassi. Wow! No, mamma mia, è buono! Ok, proviamo anche vaniglia. Vado un attimo a bere, però. Ok, ne ho approfittato per bere, per prendere anche il cucchiaio più grande, così che mia sorella si finisce vaniglia, così non ci mangio io all'interno e io mi finisco cioccolato. Allora, uguale per quanto riguarda anche i valori, sì, siamo lì a qualche caloria in meno. Eccolo qui, azzurro, bello, veramente bello. Questo l'avete visto anche voi, nella consistenza da oggi le recensioni le farò sempre così, vi farò vedere tutto, tutto, tutto. Questo è molto più proprio budinoso,
Invece l'altro di meno. Assaggiamo. Ma lo prego, questo è buono. No, ve lo giuro. Voglio fare un'altra bella cucciolata di... Ah, ce l'ho un altro cucchiaino. È buonissimo. Sapete perché? Io adesso ne ho provati veramente tanti di budini. Ma questo è dolce. Non ha quel retrogusto, diciamo, lievemente chimico. È proprio buono. Cioè, non sembra per niente un budino proteico. La cosa di senza mi piace tantissimo. Molto delicato. Ecco, si avvicina più proprio, sembra il retrogusto proprio dello yogurt a vaniglia, però sotto forma di budino mi ha dato subito questa sensazione. Allora, sinceramente, io sono team cioccolato. Però anche vaniglia è molto buono. Sinceramente, tra i due, forse io per il mio gusto personale, proprio per l'esplosione di sapore, preferisco cioccolato. Però già so che mia sorella amerà tantissimo vaniglia. Il cioccolato. Cioè, questi veramente sono da avere nel frigo. Piaciuti veramente tanto tanto tanto. Se li trovate al supermercato, prendeteli. Ve l'ho detto che lo trovate dalla Coppo, non lo so, non mi ricordo. Se li trovate al supermercato, prendeteli. E quindi nulla, noi ci vediamo direttamente questa sera con la cena. Sicuramente petto di pollo, farò un tosto con petto di pollo e carote e un pochino di maionese. A dopo. Io super super in pigiamata, ancora con il pigiama natalizio, un po' la mia sedia umana che si è vista. Comunque, io spero che questo video vlog, specialmente l'umidificatore, ho sempre concluso qua, ma non so perché volevo concludere di là. Comunque, io spero che anche questo videovlog, specialmente Wet Tine Day, vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!